Benvenuto anche per l'allenatore del Bari, anche il Bari, Sì. come il Cesena, probabilmente forse poteva ambire a qualcosa in più, invece torna con 0 punti da Torino, è un ultimo posto che si fa sempre più preoccupante. Vai Francesco. Anche il Bari ha protestato un po' con l'arbitro, ma credo che è costretto a protestare Ventura sempre con la sfortuna che continua a privarlo di risorse importanti. Oggi a questo Bari che ha messo in difficoltà la Juventus, che ha fatto la prestazione, che ha avuto grande applicazione, non si può dire nulla, purtroppo però c'è la classifica, come dire. Andato rifatto. Però c'è, oltre alla classifica c'è la partita di oggi, è bastato recuperare qualche giocatore, siamo venuti a Torino, se avessimo vinto nessuno avrebbe avuto niente da ridire, abbiamo subito 2 gol negli unici 2 tiri nello specchio della porta, una su una punizione del Piero, l'altra sul tiro al volo, che forse su quello c'è un po' più di responsabilità da parte nostra. Dopo abbiamo fatto la partita, in alcuni momenti abbiamo costretti a stare là, abbiamo creato palle gol pulitissime. Sull'1-1 abbiamo avuto la possibilità di vincere più di una volta, abbiamo buttato via un'occasione irripetibile, però se una squadra che viene a Torino a fare la partita, ad avere il rammarico di non averla vinta, anzi di avere la tristezza di dover commentare una sconfitta, dopo una partita di questo genere è evidente che è una squadra che è viva, è una squadra che non può pensare di dover retrocedere, sarebbe un delitto pensare che questa squadra debba retrocedere, e ci mancano ancora i giocatori che l'anno scorso erano stati determinanti, no? Dai Barreto, agli Almiron, Salvatore Masello, eccetera, eccetera, Ghezzale, eccetera, quindi è un segnale, credo che sia un segnale assolutamente. Oggi noi dovevamo dare una risposta a tante cose, o siamo o non siamo, vogliamo o non vogliamo, la risposta è noi vogliamo e ce la giochiamo fino alla fine. E così, analisi completissima, mi sembra la vitalità sia l'unica chiave possibile per tirarsi fuori da questa situazione, non so se c'è il tempo per una domanda dallo studio. No, velocissimamente, domenica prossima ci avete il Napoli, non avrete Donati squalificato, è una partita in cui si specchia anche nel passato, Ventura, no? Perché insomma, ricordiamolo. Sì, beh, ma in questo momento non ci pensa. No. Specchiarsi nel presente, sì. Purtroppo deve pensare. Che, sì, purtroppo abbiamo 3 mesi allucinanti che non dimenticherò mai. Come del resto anche a Napoli sono stati mesi che non sono facili da dimenticare. Va bene. Però questo è il lavoro. Rivedo con grande piacere i colori azzurri. Va bene.